serve un po' di zucchero, perché la pillola qui non va giù. Serve un po' di zucchero, perché la pillola qui non va giù. Un po' di zucchero è il brano che diventerà il primo singolo dell'album Quel che di fragile c'è, la prima fatica del giovane cantautore piacentino Antonio Ferrari, che a Tele Libertà parla dei 9 inediti frutto di 2 anni di intenso lavoro. Ferrari dedica il disco ai limiti ed ai difetti umani, visti però in chiave positiva. Ho dedicato questo album a quella che secondo me è la bellezza dei nostri limiti, dei nostri difetti. Per l'appunto si chiama Quel che di fragile c'è e l'idea è quella di far riflettere anche su quanto possano essere considerate in modo positivo le nostre debolezze, le nostre insicurezze. Io lo considero un vero e proprio inno a lasciarsi andare, a vivere ogni momento della nostra vita esprimendoci, liberi di esprimerci per quello che siamo, incluse anche le nostre debolezze. Insomma, questo è il succo, quello che c'è al centro di questo album. Nell'album Ferrari, insieme al suo produttore Giancarlo Boselli, ha dedicato una cura particolare ai suoni, amalgamando sonorità rock ad atmosfere più intime. Il disco è disponibile online. Sei soddisfatto di questo lavoro? Estremamente soddisfatto, e colgo l'occasione per invitare chi ci sta ascoltando, se vuole andare a dare un'ascoltata a questo lavoro, lo può trovare su qualsiasi store digitale oppure anche in modo gratuito su Spotify, visto che adesso sono milioni i modi in cui potrà ascoltare musica. Mi farebbe molto piacere. Serve un po' di zucchero, perché la pillola qui non va giù. Serve un po' di zucchero, perché la pillola qui non va giù.